Che cosa sta succedendo stamattina 22 settembre sotto la Camera dei Deputati? Sta accadendo che gli operai della FIA di Termini Imerese dicono che al di là di tante chiacchiere di Marchionne e del governo italiano, loro tra poco rimarranno a piedi perché la Fiat ha deciso di chiudere Termini Imerese senza alternativa. Quindi noi come Italia dei Valori siamo andati con il nostro presidente fuori dai cancelli di Termini Imerese in Sicilia. Abbiamo raccolto da loro le opinioni, gli argomenti, abbiamo sostenuto le lotte dei lavoratori di Termini Imerese. Oggi tocca al governo e al Parlamento, cioè dire alla Fiat: tu devi rispondere di tutti i soldi che hai preso, e tutti i soldi che hai preso non possono essere esportati dall'Italia e lasciare in Italia solo macerie e la chiusura dell'azienda. Pertanto la FIA deve essere chiamata dal governo e dal Parlamento per rispondere delle decine e decine di miliardi che ha preso e per dire che non può chiudere Termini Imerese finché non c'è un'alternativa che i lavoratori condividono. I lavoratori di Termini Imerese vogliono lavorare e sanno che se 2000 e passa lavoratori a Termini Imerese vengono cacciati per strada, è altro terreno per la mafia. Quindi è indispensabile che la lotta dei lavoratori di Termini Imerese sia capita non solo per la giusta difesa del posto di lavoro, ma anche per dire che in Sicilia è possibile lavorare, fare impresa e non essere collusi con la mafia. Noi lottiamo perché vogliamo dare risposte ai lavoratori, ma soprattutto vogliamo dare anche risposta al territorio siciliano. Ad oggi non mi pare che ci siano state grandi prese di posizione da parte dell'istituzione, da parte della politica, ad eccezione di qualcuno.